quindi devo parlare. Io sono stato il primo ad essere entusiasta di questo movimento, ma diffidente inizialmente sullo scontro titanico che c'era fra questo Davide e Golia, perché noi facciamo parte della Camorra nel momento in cui siamo tolleranti. Tolleranti perché le persone per bene si erano fatte fuori dai giochi. Ora, per me, a proposito di fretta, abbiamo fatto un miracolo. Io in 6 anni, se mi vedete qui seduto con voi, perché mi sono proprio aperto in maniera abbastanza ufficiale, perché io debba essere super partes, perché credo che voi abbiate fatto una grande evoluzione. Cioè, io prima avrei detto da qui comincia la rivoluzione delle persone per bene, voi dovete essere consapevoli che questa rivoluzione è già cominciata, già siamo un miracolo e combattiamo contro affari, cioè io leggo di complotti, cioè le torri gemelle sono state fatte cadere dagli americani stessi, parliamo di complotti fatti dalle banche, cioè noi siamo le persone per bene, abbiamo ceduto per onestà questo gioco perché era talmente manifestatamente sporco, ci siamo tirati fuori dai giochi. La nascita di questo movimento che racchiude, raccoglie, aggrega di nuovo le persone che ci lamentavamo da soli per strada perché eravamo frutto di un divide et impera che hanno voluto, ma mica ora, dai romani il gioco del potere non doveva appartenere alle persone per bene, ma era un gioco finanziario. Il fatto che noi siamo rinati, ci siamo riaggregati e siamo partiti e siamo arrivati anche a dei successi con dei numeri abbastanza intimorenti per gli altri, io credo che è fondamentale, per cui non possiamo guardare il tempo, è nata una cosa che se è irreversibile, che non si fermerà più, e questo mi auguro, non dico io ma almeno i miei figli, poter vivere un mondo migliore. Bocca al lupo a tutti.